Mi chiamo Samuele Raimondi, per gli amici Samurai. Vivo in Giappone dal 1270 e negli ultimi 4 anni ho dato solo 2 esami. Lavoro in un locale che fa cucina tipica giapponese, da Ciro il bestemmiatore, e nel tempo libero mi esercito con la katana in riva al mare, compongo aforismi alla Fabio Volo e ci provo con gli alberi, corteggiandoli. L'altro giorno, mentre cercavo un buon posto per allenarmi con la spada, ho notato una nave mongola ormeggiata a pochi metri dalla riva. Ho provato a chiedere spiegazioni alla gente del posto, ma i giapponesi sono molto riservati, di poche parole. Così ho fatto un giro e mi sono imbattuto in un gruppetto di mongoli, fortunatamente più loquaci del giapponese medio. Purtroppo io non capisco il mongolo e a gesti ho cercato di comunicare. Credo di aver veicolato malamente il messaggio perché di punto in bianco quelli iniziano a sbraitare e a sventolare le spade. Tra loro c'è pure un irriducibile fan di Jerry Calà che per tutto il tempo continua a urlare il suo più iconico tormentone. Comunque, in men che non si dica, ristabilisco l'ordine sulla strada. Ve l'ho detto che mi alleno con la katana da 4 anni, sì. Uccisi quelli che, per quanto ne so, erano dei padri di famiglia offesi da un gesto ambiguo, proseguo verso casa, piuttosto affamato e con una gran voglia di cucina giapponese, puttanesca e caprese, come quelle che fa Ciro. Trovo la mia casa circondata da mongoli sporchi e sudati, intenti a cucinare una pietanza di matrice cannibale con all'interno le loro povere donne. Gli spaghetti alle mongole. Di fronte a una tale atrocità, il mio cuore di ragazzo sensibile si rompe come un imene in una discoteca pomeridiana e passo all'azione. Dopo aver studiato bene l'accampamento, capisco che il nemico è troppo numeroso e che di sicuro dovrò farmi in 4 per spuntarla. Mi ricordo le parole del mio maestro, i suoi insegnamenti sull'onore e sul guardare l'avversario dritto negli occhi. Per questo con un pennarello disegno degli occhi sulla nuca dei mongoli e poi li sbuzzo alle spalle senza che se ne accorgano. Sfoltito il gruppo, attiro l'attenzione dei guerrieri rimasti e ci prendiamo a botte per buoni 20 minuti mentre il mio stomaco inizia a contorcersi per la fame. Ammazzo tutti senza pietà e senza rimorso, ma un po' mi dispiace per il pennarello che è esaurito e la spada che ha perso un po' il filo. Noto che i bastardi invasori mi hanno svuotato la dispensa e che nell'accampamento non c'è più niente da mangiare che non sia carne umana. Mi dirigo nella vicina foresta in cerca di carne. Cinghiale, preferibilmente, ma anche il cervo va bene. Certo, da queste parti dicono che sia sacro, ma a me che mi frega? Mica sono giapponese, mica sono tutto mandolino, baffi e tarantella io. Trovo dei cervi intenti a pascolare. Hanno negli occhi la serenità di chi sa di essere intoccabile e il ghigno strafottente del vincitore. Io invece ho addosso 2 risse e una giornata di merda al lavoro. Prendo la mira e faccio quello che va fatto. All'improvviso un fulmine squarcia il cielo. Non è un buon segno. Forse San Gennaro, protettore di Tsushima, è risentito per quello che ho appena fatto. Boh, io so solo che ho fame e che il cervo mi è sempre piaciuto un sacco. Piccolo appunto, preferisco il panda. E quello si caccia liberamente, eh? Ne ho mangiati tantissimi, tanto non è che finiscono. A stomaco pieno, decido di avvisare il sindaco che l'isola è piena di mongoli e che la povera gente di Tsushima è in pericolo. Seguo le indicazioni per il centro città e raggiungo il palazzo del comune. Per evitare che i cittadini lo sommergano di richieste e lamentele, il sindaco ha creato un complesso sistema di passaggi e gole tutto intorno all'ingresso della struttura. Mi rimbocco le maniche e dopo 72 minuti di bestemmie tra i denti raggiungo l'ufficio dell'assessore all'invasione. Lascio una nota sulla scrivania e scopro che il sindaco è fuori sede per una partita golf. Beh, il mio dovere di cittadino l'ho fatto. Ho avvertito tutti. Ho ucciso alcuni mongoli. E poi ho affinato la mia abilità con la spada. Quindi, soddisfatto e piuttosto stanco, mi dirigo verso un bagno pubblico. Tutto quel movimento e il cervo al sangue devono avermi mosso l'intestino. Trovo il bagno e mi immergo. Cago 6 kg di melma maleodorante e cerco lo sciacquone senza trovarlo. Esco dalla pozza, con l'intestino vuoto ma la testa piena di domande tipo «Come mai in un bagno pubblico c'è un solo cesso enorme? Perché l'acqua è calda?» Perché non c'è lo scarico? Leggo su un cartello che è espressamente vietato pisciare in acqua. Meno male, io ci ho solo cagato. Sfortunatamente, il Comitato per il Rispetto dell'Igiene di Posillipo mi scopre e, sventolando una multa che pare una 3, tenta di farsi risarcire. Sono nel torto, ma essere bravi con la katana offre un buon ventaglio di opzioni anche in questi casi. Civilmente convinco il comitato a soprassedere e mi dirigo verso il cimitero monumentale di Fuorigrotta, proprio vicino al tempio shintoista di San Gennaro. Voglio portare dei fiori sulle tombe delle mie vittime e chiedere a Don Antonio di confessarmi, ma purtroppo il cimitero brulica di mongoli drogati marci che si comportano in modo molto strano.
Nel silenzio della notte li elimino furtivamente, senza disegnargli gli occhietti sulla nuca. Il mare mi chiama come un'amante affezionata e mi dirigo verso la costa. Scopro un'imbarcazione mongola ormeggiata con le chiavi ancora inserite nel quadro. Penso alla mia terra, agli esami da preparare, al mio squallido impiego da Ciro il bestemmiatore. Penso ai mongoli e a come l'isola sia un posto pericoloso ormai. Insomma, senza rendermene conto, sto veleggiando verso casa, verso la terra dei canguri, il Piemonte.